Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi volevo fare un video un pochino più particolare, un pochino diverso dal solito e farvi vedere una delle mie più grandi passioni da ottobre a questa parte. In realtà l'anno scorso a maggio avevo cominciato, però diciamo che il tentativo era fallito miseramente, forse perché non avevo un quadernino adatto. Quest'anno ad ottobre ho ricominciato e ho cominciato a fare il bullet journal, infatti si sta devastando, ma vabbè. Oggi farò assieme a voi la cover page di maggio e il setup per questo mese. Premetto che siccome non sono molto molto creativa, di solito prendo un sacco di ispirazione da Pinterest, Instagram. Quello che vedo e mi piace lo ricreo a modo mio sempre perché non sono così brava a rifare le cose esattamente uguali. E l'ispirazione di questo mese arriva da Amanda Rich Doodles, che è tipo la mia dea riguardo al bullet journal. La adoro, mi piacciono un sacco tutti i video che fa e vi lascio il suo canale in descrizione. E vi lascio anche il suo Instagram perché è super super simpatica e ogni domenica più o meno fa delle live sul suo profilo Instagram dove fa vedere come fa il setup della settimana e pur io non facendolo come lei perché non mi ci trovo molto bene, mi trovo meglio con altri tipi di setup. Se volete vedere quello che faccio di solito, ho fatto un bel po' di foto e le ho messe sul mio Instagram che vi lascio comunque in descrizione se vi va. E basta, cominciamo questo mese, maggio. Ho il computer davanti, è per quello che allungo la mano. Il mese di maggio lo ha fatto con un tema lavanda che come fiore mi piace tantissimo, come odore no, è insopportabile per me. Non ci riesco a stare in una stanza dove c'è la lavanda, però guardarlo, vederlo mi piace veramente tantissimo. E il setup di questo mese mi piaceva tantissimo, perciò ho deciso di prendere ispirazione da lei e ricrearlo. Ovviamente il mio farà schifo, il suo è bellissimo. E vi lascio il video di cui vi sto parlando comunque nell'info box. Direi che è giunto il momento di cominciare, provare a fare qualcosina. Allora, come prima cosa vi faccio vedere le penne che uso. Uso questa qui, che è una Pentel Touch. Sembra sia Pentel Art. Qualcosa del genere, il nome della penna. Comunque ha il pennello fatto così ed è fatto apposta per fare le scritte in questo modo, quindi come se fosse calligrafico. Ah, vi piace questa cosa? Mi piace un sacco, sono molto proud di me stessa di aver fatto questo disegnino. È molto carino. L'ho fatto su carta da acquerello e poi ce l'ho incollato sopra perché questa carta non è che tenga moltissimo gli acquerelli. E ho sbagliato pagina, eccolo qui. Quindi questa qui è la penna per fare la scritta maggio. Poi userò questo e questo, che sono due penne che hanno la punta fine per fare i dettagli dei disegni. Questa qui è una Staedtler, la trovate dappertutto. Questa qui costa un bel po' di soldi, mi sembra sui 4 euro in edicola o comunque nei negozi specializzati per penne e cose. È molto molto buona, però sì. Ci sono alternative molto più economiche, per esempio questa qui che costa sull'euro e 20, euro e 30 ed è una penna normale, anzi ha la punta fine esattamente come l'altra. Però diciamo che questa qui ha una qualità molto maggiore, ecco, solo per dire. E poi come ultima cosa userò questo bellissimo Tombow che è l'ultimo arrivato in famiglia ed è il numero 623. È di un colore bellissimo, non è lo stesso che usa lei perché lei usa il 620, mi sembra. E io non ho quel colore, ho il 623 che però essendo molto simile va bene lo stesso. Se non conoscete questi pennarelli sono fenomenali. Vi lascio comunque tutti i link ad Amazon di tutte le penne che uso. E poi ovviamente la mia fida matita per fare gli schizzi. Allora, direi di cominciare subito scrivendo maggio. Dopo aver scritto il nome del mese, ovviamente si comincia con il disegno. Io ho il mio fido computer qui di fronte, dove vedrò più o meno come lo disegna lei. Poi, non essendo io un artista, improvviso sempre e moltissimo.
In questa pagina ci incollerò prossimamente probabilmente delle foto, non ho ancora deciso, penso tipo foto di questo genere messe un po' così, oppure la foto che farò al salone del libro. Infatti in questa pagina qui pensavo di fare una specie di recap di cose che voglio fare oppure farò al salone del libro, quindi farò una pagina monotematica per il salone del libro di Torino. Allora, questa sarà la pagina dove io annoterò le cose che vorrò fare al salone del libro e magari anche le cose che farò, e ho pensato che questa pagina la riempirò con magari delle foto che farò lì. E ora uso la punta più fine del pennarello, non mi ricordavo nemmeno la parola, per scrivere i giorni in cui sarò lì, insomma. Quindi in questa pagina non si vede moltissimo. Boh, sì, in camera non rende tanto. Comunque in queste due pagine ci sarà tutto ciò inerente al salone del libro. E sinceramente mi piace come è venuto. È carino, il fiocchetto fa schifo, però in telecamera sembra molto più carino. Ci eravamo lasciati qui. Purtroppo la clip successiva dove faccio questo, diciamo che si è suicidata. E quindi mi dispiace, ma non riesco a recuperarla. Ci ho provato, non ha funzionato. E quindi, ecco, questo è il risultato che ho ottenuto. Ho fatto una semplice wishlist, niente di che, ho scritto solo il titolo e ho cominciato a scrivere qualcosina. E poi l'expense tracker, che devo ancora compilare per la settimana. Questa qui invece è la settimana attuale, la settimana che in realtà si è appena conclusa perché oggi è lunedì 7 e io questa l'ho fatta il primo maggio, ma diciamo che poi non ho più avuto tempo per registrare. E oggi andremo a fare insieme la settimana dal 7 al 13, anche se oggi è lunedì, mi perdonerete. Cominciamo!
Bene, il video è finito, vi faccio vedere un'ultima volta tutto quanto. Spero che vi sia piaciuta, è una cosa un pochino diversa. Come già detto, vi lascio tutti i link di Amanda nell'info box. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vederne altri, scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!